c'erano entrambe la passata stagione, quando in quel 28 dicembre a Pomezia si imposero per 5-4 in rimonta ai partenopei, allenati all'epoca da Marin. Non c'erano e ci sono oggi Alessandro Nuccorini da una parte e Fulvio Colini dall'altra. Che dire, lo spettacolo sarà tanto, lo sentiamo. Salas con la punta, Tarenzi riesce ad andare da Juanfran, cambio lato, Michelangelo, bello buono, con un paratone sul numero 14. 21 reti nella passata stagione, solo in campionato. Passa Giapa Duarte contro Tarenzi, tocco sotto e passa avanti il Napoli. Perso dai radar difensivi, Giapa Duarte freddissimo davanti a Tarenzi. Lo scarico di Giapa, palla dentro di ritorno, arriva tardi Murilo, tocco sotto delizioso e sono avanti. Murilo, Michelangelo, la palla ancora giocabile per il numero 8, Raubo calcia! È bello buono ripartire Pomezia, Dudu di là, Michelangelo, secondo palo, il primo sigillo di Michelangelo, ha pareggiato la Fortitudo. Con deviazione, ma il destro del 14 è vincente. 8.53 sul cronometro, Dudu conduce la transizione, palla di là, Angelo. Una cosa a metà, forse ha cercato un in equilibrio sull'1-1. Partita bella soprattutto. Prova ad andare forte in porta Pesk dal 19. Raubo, Murilo di prima, gran palla. Pelesigno controlla. Arriva bello buono. Ora Giapa con l'esterno. Palla non è uscita, Mancuso gioca, palla di là, Salas, Mancuso. 2-1 Napoli. Ha segnato Mancuso. Lamentano forse. Poi torna Raubo. Micheletto con l'esterno. Pallone così e così. 3 contro 2. Mancuso, Salas. Secondo palo Galletto. Spreca. Sì, su Galletto non c'è nulla. Ha rischiato il numero 21, ora Micheletto, prova ad andare di là, Micheletto inseguito, Micheletto sul destro, bello buono, metà. Micheletto, scarico sul 14, ancora Michelangelo, destro improvviso, rischia sulla pressione di De Luca ma non c'è fallo, palla di là, Salas contro Tarenzi, Cesaroni, alla meglio il 19, poi Dudu, accompagna Micheletto, sta arrivando anche Cesaroni, si muove Esposito, Dudu col doppio passo, palla di là, Cesaroni con la punta che converge, prova a scaricare, errore, allora 3 contro 2, Mancuso sposta, pensa alla conclusione, arriva Giapa, destro largo, Mancuso perde il grip col parquet del Palavinium, ora Micheletto forte, arriva Cesaroni, controlla, finta di calciare, poi va con la punta, bello buono andare da Juanfran, Micheletto rischia, Mancuso con la punta, deviazione di Mentasti, 3-1 Napoli, a 1.42 dal termine della prima frazione, ha segnato ancora Mancuso. Break di Giapa, puntata di Mancuso, deviazione di Mentasti, Tarenzi da Michelangelo. La tiene il 14, prova a calciare, ancora senza deviazione, 33 secondi, Murilo, Raubo prova a prendere posizione, Michelangelo, sfida Perugino, Michelangelo, passa, incrocio dei pali, Enzi, Murilo, c'è Pelesigno, servito, attaccato da Salas, senza fallo secondo il direttore di gara, Salas in porta, Tarenzi perde il grip, poi Juanfran, Dudu, sta arrivando Juanfran, Dudu sposta, calcia, arriva Juanfran, bello buono Esposito, scarica e va, Dudu rischia un po', Cesaroni da Juanfran, arriva Esposito, Esposito, Angelo, si muove Juanfran, servito, Juanfran la tiene,
per Dudu, palla dentro per Angelo, allo scadere Dudu, Murilo, Angelo, Micheletto sposta, calcia sul secondo palo, non arriva Dudu. Rapidissimo nel murare e poi sporcarla ancora, Micheletto, sempre stessa giocata, Michelangelo, Dudu, verso il secondo palo ancora. Murilo, Micheletto, Angelo centralmente, guarda la porta, bello buono para, time out, mister Nucorini, Micheletto, Cesaroni, fuori Micheletto, suola, calcia, doppia deviazione, palla Cesaroni, la palla passa, Mancuso va a sbattere contro il palo. Vediamo se il gol è buono. Si è spostata la porta, ma vediamo. Mancuso arriva, la tocca, palla sul palo. Non si riesce a capire quando avviene l'impatto di Mancuso sulla porta e soprattutto se il pallone è già entrato a me. Molto bene dietro il Napoli, ora Angelo, calcia! Doppietta per lui! E barlume di speranza per Pomezia! Il destro forte di Angelo sotto le gambe di Bellobuono. 2-4, 3-53 allo scadere, ammonito anche Colini per proteste. Micheletto calcia, Bellobuono lo tiene in robo, 4-3, impreciso Bellobuono, c'è ancora una partita, Pomezia ha segnato Raub. Buona conclusione, Murilo la muove, Micheletto non vuole calciare, poi forse sì, serve Pelesigno, secondo palo! E palo pieno, Dudu, palla che non esce, Bellobuono prova, attenzione, gol, è gol, è gol, ha segnato Raubo, ha segnato Raubo, ha segnato Raubo, ha pareggiato Pomezia, ha pareggiato Pomezia a 40 secondi dalla fine, un gol incredibile, un'altra incertezza di Bellobuono.